Era stato sorpreso con 13 cuccioli di cane stipati all'interno del bagagliaio. Adesso l'uomo, un 64enne, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Arezzo a 15 mesi al risarcimento di 2.500 euro per maltrattamento di animali. L'episodio risale al settembre 2014, quando l'uomo venne colto in flagranza lungo l'autostrada del Sole dalla polizia stradale. Nel bagagliaio gli agenti trovarono il carico illegale, cuccioli di nemmeno 2 mesi senza microchip e certificazione sanitaria, maltesi, chihuahua, bulldog, tutti ammassati l'uno sull'altro, senza acqua, cibo e neanche lo spazio per muoversi. I cagnolini furono posti sotto sequestro e consegnati all'ENPA di Arezzo. L'uomo adesso è stato condannato. L'ENPA si è costituita parte civile nel procedimento. Sequestro di animali è veramente un traffico non solo illecito, ma direi che è un traffico dannoso per gli animali e anche per le famiglie che adottano gli animali, perché certamente adottare un animale che proviene dall'est e che comunque ha subito questo viaggio e questo stress non sempre poi è un'adozione certa che va a buon fine. Quindi assolutamente no al traffico a discapito della pelle degli animali, e veramente siamo felici per questo obiettivo, direi ennesimo raggiunto. Per il 64enne però i guai giudiziari non sono finiti qui. L'uomo è infatti imputato anche in altri procedimenti, sempre per maltrattamento di animali e per reati connessi al traffico di cuccioli.